Ciao a tutti, sono Katiuscia e collaboro con l'Istituto Cinematografico dell'Aquila, la Lanterna Magica. Oggi, 25 marzo, è il Dante D e vi abbiamo proposto la visione, non a caso, del film Dante e Beatrice, o meglio, un cortometraggio muto del 1913 di Mario Casarini, che è stato un po' uno dei pionieri del cinema muto italiano. Facciamo un passettino indietro, perché è stato scelto proprio il 25 di marzo per festeggiare la giornata dedicata a Dante Alighieri? Perché, come sapete, il 25 marzo è stato probabilmente il giorno in cui è iniziato il viaggio nell'aldilà di Dante Alighieri con la Divina Commedia. E inoltre, perché è così importante Dante Alighieri? È così importante perché è, diciamo, il padre della lingua italiana, poiché il fiorentino utilizzato all'interno dei suoi scritti è stato un po' alla base dell'italiano attuale. Come vi ho detto, oggi vi abbiamo proposto un film, un cortometraggio muto. Quindi faccio un passettino indietro e vi dico due paroline per quanto riguarda il cinema muto. Dunque, la cinematografia muta può essere riconducibile in un periodo che va all'incirca dal 1895 al 1927, anno in cui arriva il primo film sonoro, Il cantante di jazz, anche se effettivamente dobbiamo aspettare il 1930 per avere un vero e proprio film sonoro. Ma che succede? Che succedeva in questo periodo molto, molto particolare? I film venivano proiettati, i film muti, venivano proiettati in grandi teatri o anche in teatri più piccolini. E che succedeva all'interno di questi teatri? Che dato che appunto i film non avevano il sonoro, venivano invitate delle grandi orchestre a musicare queste proiezioni. Oppure in teatri più piccoli potevamo trovare anche dei singoli musicisti come un pianista o un organista che accompagnavano tutta la pellicola. A cosa serviva la musica? Serviva appunto come una sorta di colonna sonora, serviva ad enfatizzare l'idea del regista, serviva ad enfatizzare alcune scene, serviva a dare più colore a ciò che gli spettatori stavano guardando. Quindi diciamo che era assolutamente fondamentale che l'orchestra o anche il singolo musicista musicasse in quegli istanti della proiezione tutta la pellicola. Ancora possiamo dire quanto era particolare la gestualità e la mimica che utilizzavano gli attori all'interno del cinema muto. E ovviamente c'è un perché, in quanto gli attori del cinema muto dovevano enfatizzare i concetti, dovevano enfatizzare le scene, poiché non potevano servirsi appunto della voce, non c'era il sonoro, quindi se attualmente la gestualità e la mimica di questi personaggi, di questi attori ci può sembrare grossolana, ci può sembrare esagerata, sappiate appunto che questo era il motivo, e appunto per enfatizzare i concetti che il regista voleva rendere. Altri espedienti molto particolari che utilizzavano i registi del cinema muto era il fatto di andare anche a focalizzarsi su alcuni dettagli erano molto meticolosi in questo perché comunque sia dovevano evocare con le immagini determinati rumori che però effettivamente non si sentivano, quindi bisognava stare molto attenti ai dettagli per far sì che all'interno della mente di uno spettatore si ricreasse un po' quell'atmosfera, è come se appunto lo spettatore stesse ascoltando quel particolare rumore soltanto vedendo l'immagine. E quindi insomma utilizzava delle tecniche molto spesso anche ingegnose per riuscire al meglio nell'intento. Come vi ho detto, il cortometraggio che vi abbiamo proposto è Dante e Beatrice di Mario Casarini, uno dei papà, insomma, del cinema muto italiano.
Questo film è stato ovviamente restaurato e rimusicato nel 2007 per una migliore fruizione dal laboratorio L'immagine ritrovata di Bologna nell'ambito del progetto di valorizzazione delle pellicole mute realizzato dalle case di produzione torinesi insieme al Museo Nazionale di Cinema e dalla Cineteca di Bologna. Inoltre è stato anche presentato questo cortometraggio muto alla 21ª edizione del Festival del Cinema Ritrovato del 2007. Troviamo all'interno di questo film Dante e Beatrice nel XIII secolo e vediamo un Dante giovanissimo che un giorno passeggiando sulle sponde dell'Arno incontra un'ancor più giovane Beatrice e se ne innamora perdutamente e viene anche corrisposto da questa giovane ragazza. Purtroppo succede che il padre di Beatrice, quando Dante parte per Arezzo, dà in sposa la ragazza, il padre che era Folco Portinari, un importante banchiere di Firenze, dà in sposa Beatrice ad un altro uomo. Beatrice si ammala dal dolore e perché appunto non può andare in sposa a Dante e ammalandosi muore dopo qualche tempo tra le braccia di Dante che era appena tornato da Arezzo. Ovviamente il dolore per Dante è grandissimo e c'è da dire che questa storia è anche liberamente ispirata dalla vita nuova di Dante e dalla Divina Commedia. E ci dice anche il cortometraggio che Dante, per riprendersi da uno shock simile, alla fine si dà alla stesura della Divina Commedia, dove proprio all'interno del giardino terrestre incontra la sua amata Beatrice che lo conduce verso il paradiso. Grazie dell'ascolto.